valorizzare la carne di questi bellissimi animali e anche il lavoro di chi li alleva è compito anche, non solo, del consorzio di tutela del vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP, del quale fanno parte appunto le romagnole, ma non solo, tutte le razze bianche e che un tempo erano a triplice attitudine qui in Italia. E qui con me abbiamo il presidente del consorzio, che è Stefano Mengoli, e Fabio Pattuzzi, che è un tecnico commerciale della cooperativa Bovin Italy. Allora, intanto io comincio proprio dal marchio, da questo cappello. Quanto conta, quanto è importante, che cosa si fa per valorizzare queste cariche e cosa fate voi per valorizzare? Allora, intanto è uno strumento che serve per dare comunicazione agli operatori e soprattutto ai consumatori. È un marchio di riconoscimento comunitario, un'indicazione geografica protetta, ed è l'unica attiva attualmente in Italia nelle carni bovine. Praticamente è l'indicazione del riconoscimento a livello comunitario della qualità di queste produzioni e la possibilità da parte del consumatore di avere la certezza di avere dietro controlli, un disciplinare di produzione, una produzione tipica e soprattutto un prodotto di qualità elevata. Fabio Pattuzzi, cooperativa Bovin Italy, voi lavorate su tutte le 5 razze bianche, esatto. Poi arriviamo alle romagnole, però queste razze che sono storiche, importantissime per il territorio, oggi i mercati che rapporto hanno? I mercati sono un po' in sofferenza, noi cerchiamo di fare del nostro meglio in modo che abbia un consumo adeguato, insomma, che si riesca a dirottare ogni singolo capo dove esattamente è meglio commercializzarlo. La cooperativa ha sede in Perugia, come diceva lei, riguarda tutte le 5 razze da carne italiane. La romagnola che è diffusissima ancora diffusa nel nostro territorio, è in continuo calo numericamente parlando, per questo si sta cercando di lavorare sulla genetica per recuperare vecchie linee editorie ed evitare la consanguineità. È un lavoro difficile, è un lavoro arduo, ma ce la mettiamo tutta per vedere di continuare e di migliorare sempre, anche dal punto di vista genetico. Dal punto di vista commerciale lottiamo per cercare le migliori opportunità di collocazione del prodotto. Abbiamo parlato dell'importanza della razza romagnola, del valore del marchio IGP, cerchiamo anche di capire quali sono gli errori da non fare quando l'acquistiamo, quando prima di portarla in tavola. A farci da guida Andrea Petrini, che è direttore del consorzio e che qui in fiera conduce questi show cooking, questi momenti di approfondimento per far conoscere ai visitatori, ai consumatori, i segreti di questa carne. Allora, proprio domanda a bruciapelo, noi abbiamo un bellissimo taglio di carne e cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare, come la dobbiamo trattare? Beh, allora direi che la cosa principale è andare dal nostro macellaio e non chiedere quel tipo di carne, ma chiedergli che taglio ci considera per il piatto che vogliamo fare questa sera a cena. Poi intanto il grande errore è mettere a cuocere carne fredda. Quindi tirare sempre fuori la carne dal frigo un po' di tempo prima di metterla a cuocere. Questo ci evita la contrattura delle fibre muscolari e quindi la contrattura consegue la perdita di liquidi. Una carne che perde liquidi sarà una carne che risulterà più dura, più asciutta, con meno sapore e con un sapore meno persistente. Il secondo passaggio fondamentale è la sigillatura, quindi una carne su una superficie molto calda, su una griglia, su una piastra, su una brace rovente, ci permette di chiudere i pori della carne e quindi evitare la fuoriuscita dei liquidi e, come abbiamo detto poco fa, una carne che perde liquidi sarà una carne dura. Una carne che invece trattiene i propri liquidi, i propri succhi, che tra parentesi non è acqua ma sono i succhi della carne, il buono della carne, risulterà una carne più tenera, più gustosa e più saporita. L'ultimo passaggio importante è il riposo. Spesso a quanti di noi sarà capitato, una volta cotta la fiorentina corri che si fredda, quindi corriamo a tavola con la nostra fiorentina calda, ben cotta, e poi la tagliamo e ci riempie il piatto d'acqua. Questo perché non abbiamo fatto il riposo. Riposare vuol dire permettere alla carne, quindi alla nostra bistecca o al nostro hamburger, alla nostra fettina o quant'altro, di riassorbire i liquidi che nel frattempo, che con la cottura, si sono mossi.
Quindi, riposo per quanto? Ma per pochi minuti, un hamburger bastano 2-3 minuti e se parliamo di una fiorentina magari andiamo a 4-5 minuti. Coperta, magari vicino alla fonte di calore in modo che non si fredda, però il riposo è fondamentale. D'altra parte quando facciamo un bollito, un brasato eccetera, non lo mangiamo subito, lo facciamo riposare. Quindi i nostri nonni lo sapevano bene questo, lo facevano, quindi facciamolo anche noi. Parliamo di razza romagnola, parliamo di vitellone bianco alla Pirineo centrale, quindi un prodotto di qualità che costa di più, quindi che spesso però questo plus che noi paghiamo ce lo perdiamo in cucina perché facciamo delle pratiche sbagliate.